In attesa che il Consiglio regionale affronti la questione come da programma nelle prossime settimane, anche a Trieste la politica si è mobilitata per mantenere alta l'attenzione sul tema del fine vita. La richiesta municipale è bipartisan. Oggi a presentare la mozione per un sollecito verso Giunta e Sindaco sono stati i consiglieri Kakovic di Adesso Trieste, Famolari del Partito Democratico e Giorgi di Forza Italia, tutti concordi sul fatto che davanti a questa dinamica non vi deve essere l'interferenza di ideologie politiche. La risposta unanime è una risposta politica, come dicevo anche durante la conferenza stampa. Mi sento di ringraziare profondamente i consiglieri Famolari e Giorgi per aver accettato di cofirmare questa mozione con me, anche perché si tratta di una questione di dignità umana che è appunto di definizione politica. Io mi auguro che i partiti diano libertà di coscienza su un tema così importante che riguarda la sofferenza insopportabile delle persone nel fine vita e che soprattutto ci sia un dibattito approfondito e il più possibile serio. Ci vuole coerenza. Io nel 2008 fui il primo firmatario di una mozione che chiedeva l'istituzione del trattamento di fine vita dal registro anche qui in comune e quindi continuo con questa battaglia che è una battaglia di libertà. Forza Italia ospita anche tanti liberali come me. Sulla mia vita non può decidere nessuno, serve libertà di coscienza e serve un dibattito serio. La costola triestina dell'Associazione Coscioni, che da tempo segue il tema e che si è mobilitata con raccolte firme e richieste alle istituzioni, plaude l'interessamento dei consiglieri comunali e auspica vi sia un dialogo costruttivo. Noi ci aspettiamo una risposta positiva per cercare di tutelare quelle persone più fragili della nostra regione, in modo che possano avere una risposta nel periodo di tempo possibile e non dover seguire tutta la trafila che ha dovuto seguire Anna, in modo per dare anche una risposta ai casi concreti che ognuno vede nella propria quotidianità, purtroppo.